procediamo con l'oggetto 7808. Risoluzione per impegnare la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo nazionale per sollecitare l'adozione di misure di riordino del settore delle onoranze funebri. Guardi, molto abbiamo detto in questi giorni rispetto a questa vicenda che ci ha visti per primi non ridire di fronte a questo grave atto di sciacallaggio nei confronti dei familiari delle persone morte e coinvolte in questa triste vicenda di racket. La Regione aveva e ha una legislazione molto puntuale sul tema, che ha fatto dei buchi, ce lo siamo detti, lo abbiamo accusato, lo abbiamo rivendicato. Ma se dal 2004 esiste un provvedimento che vieta espressamente l'intermediazione commerciale, è anche vero che abbiamo il dovere di verificare che questo non accada, di prendere delle decisioni forti. Noi chiediamo alla Giunta di impegnarsi perché cambi anche il sistema in cui questo Paese permette che ci sia una grande circolazione del nero, del denaro nero. Vogliamo che sia possibile arrivare ad una detrazione fiscale delle spese mortuarie che non può essere intorno ai 1.000 euro, intorno ai 1.600 euro, ma vogliamo che arrivi a 10.000 euro. Colgo con favore alcune delle dichiarazioni del collega. Ci sono state anche delle segnalazioni scritte, quindi qualcuno sapeva e nessuno ha fatto niente per fermare il racket dei funerali. Cercherò di spiegarlo con parole semplici perché la questione è abbastanza complessa. Quindi il Comune di Bologna ha una società che gestisce servizi cimiteriali che è per il 51% pubblica, per il 49% privata. Ma chi c'è dentro a questi privati? Proprio un consorzio di imprese che svolgono anche attività funeraria. Peccato però che la nostra legge 19 del 2004 ci dice che se un'azienda fa sia attività funeraria che attività di gestione dei servizi cimiteriali, deve scorporarsi, devono essere due società separate. Perché? Perché la ratio è quella di dire che chi fa servizi cimiteriali e opera in regime di monopolio, ovviamente se fa anche servizi funerari, opera in una situazione di vantaggio rispetto a un'attività remunerativa che deve essere invece a libero mercato. La cosa assurda è che il Comune di Bologna ha scelto proprio come socio privato chi fa i servizi funerari. Non solo, paradosso del paradosso, la società Servizi Cimiteriali sotto di sé controlla una società che si chiama Servizi Funerari SRL. Chi c'è dentro la società Servizi Funerari SRL? Come socio operativo c'è proprio quel consorzio di imprese che detiene il 49% della società Servizi Cimiteriali, in palese conflitto di interesse per una società che abbiamo detto, quella dei servizi funerari, un'attività che deve essere in regime di libera concorrenza. Ci troviamo quindi di fronte ad una violazione di una normativa regionale che è in vigore dal 2004, lo dite anche voi, che vieta espressamente l'intermediazione commerciale illecita nelle camere mortuarie ed inoltre dobbiamo fare i conti oggi, perché dobbiamo prenderne atto, con dei sistemi di controllo messi in campo dalle aziende sanitarie coinvolte che evidentemente risultano inefficaci. Grazie Presidente. Io credo davvero che quanto sta emergendo, grazie all'inchiesta su Mondo Sepolto, non possa lasciarci indifferente. Indifferenti, è del tutto evidente che i comportamenti che stanno emergendo sono comportamenti davvero vergognosi e che devono vedere una nostra mobilitazione. Credo che sia opportuna la risoluzione che è stata promossa e che anch'io ho sottoscritto, perché in effetti è una riflessione che deve avvenire, a mio avviso, a tutto tondo, cioè tutti si devono interrogare per capire se hanno fatto abbastanza e che cos'altro si può fare per riuscire a
impedire dalla radice che questi comportamenti possano avvenire. Siccome sta emergendo che c'era molto nero all'interno del tema dei funerali, approfittando del fatto che la detrazione aveva un tetto tutto sommato limitato rispetto all'importo e quindi par di comprendere che venisse proposta di fare la fattura soltanto per la parte che poteva essere detratta, lasciando appunto transazioni in nero per la parte successiva, è evidente che questo aspetto è un aspetto che è di competenza del Parlamento e del Governo nazionale, e l'invito, il primo invito che facciamo è un invito giusto, che è proprio quello che il Governo nazionale cerchi di riflettere su quali ulteriori misure poter mettere in campo in questo settore per evitare il ripresentarsi di questi comportamenti. Il secondo invito lo facciamo invece anche in senso, come dire, a noi stessi. Credo sia corretto che venga effettuata una riflessione per comprendere gli effetti della normativa regionale e eventuali ulteriori miglioramenti che possano essere fatti anche da parte nostra per fare in modo che comportamenti di questo genere semplicemente diventino difficilissimi, se non impossibili, a essere riproposti. E poi credo che sia una riflessione che debba riguardare tutti, anche gli enti, i comuni. Il comune di Bologna certamente è il primo a essere coinvolto, però penso anche che questo sia un segnale d'allarme che debba favorire una mobilitazione da parte di tutti i comuni, perché se è emerso a Bologna un comportamento di questo genere non si può escludere in linea di principio che possa essere in atto o essere avvenuto anche altrove. Nelle mie responsabilità precedenti, io sono stato anche assessore al Comune di Bologna con una competenza specifica al tema della salute che comprendeva anche l'aspetto cimiteriale. Lo sono stato negli anni fra il 2004 e il 2009, quindi ricordo bene i due aspetti su cui ho concentrato allora le mie attenzioni. Uno era quello dell'attuazione della norma regionale che risale al 2004 e che impone una separazione fra la gestione dei servizi cimiteriali e la gestione dei servizi funerari, di onoranze funebri. Ricordo che tanti comuni come Bologna svolgevano entrambi i servizi usando lo stesso personale. Invece la norma regionale è intervenuta proprio per cercare di separare questi due ambiti. È evidente che normalmente, soprattutto nei comuni grandi, c'è un solo cimitero o comunque una sola gestione cimiteriale, c'è una molteplicità invece di attori presenti che possono fare onoranze funebri, e a questo punto anche il Comune doveva preoccuparsi di diventare uno degli attori e non l'attore che deteneva anche il controllo, sommava sia il controllo degli aspetti cimiteriali che il fatto di poter avere una propria agenzia di tipo funerario. Da questo punto di vista, imparare in modo estemporaneo, perché per quanto mi riguarda l'ho imparato, come dire, dalla cronaca dei giornali, che fosse a capo del settore cimiteriale come socio in rappresentanza dei soci privati il responsabile di un consorzio di imprese funerarie non è una questione che possa, come dire, su cui non si possa dire, cioè è obbligatorio dire chiaramente che questa è una cosa che non aveva senso. E rispetto alla sollecitazione della consigliera Piccinini, io credo che sia giusto riconoscere che questo punto è un punto effettivamente critico, su cui bisognerà fare una riflessione per comprendere come sia potuto avvenire che, nonostante la legge chiedesse ai comuni di separare la propria attività funeraria da quella cimiteriale, sia potuto addirittura avvenire che siano stati i privati che detenevano una serie di onoranze funebri a essere messi nelle condizioni di operare il controllo delle attività cimiteriali. Effettivamente è una questione su cui una riflessione debba essere fatta ora
risoluzione che ha proposto il Movimento 5 Stelle, vedo che c'è una richiesta di impegno alla Giunta. Io non so esattamente se sia questo l'iter corretto che debba essere effettuato, però mi sento di dire che effettivamente il problema non può che essere riconosciuto come un problema effettivo. Quando me ne sono occupato io nel 2005 e ho istruito quella pratica, la proposta che il Consiglio Comunale su mia impulso aveva votato era la proposta di costituire una società cimiteriale comunale. Il servizio allora era stato affidato ad ERA, quindi non era più del comune dal 2003, nel senso che la giunta precedente aveva affidato ad ERA i servizi cimiteriali e funerari. Nel dover provvedere allo scorporo delle due società, il ragionamento che era stato effettuato era quello di costituire una società cimiteriale insieme col comune di Ferrara, che già aveva una sua società cimiteriale, in modo da avere una società che fosse completamente pubblica, detenuta nel caso specifico da due comuni, e che potesse operare la gestione dei cimiteri separando la gestione evidentemente delle onoranze in una società a parte. Non so bene nei passaggi successivi, che credo siano avvenuti principalmente attraverso un atto che ancora non ho avuto modo di rileggere, avvenuto durante il periodo in cui il Comune di Bologna è stato commissariato, come mai siano state impostate in modo diverso le questioni, per cui quello che era stato il disegno che era stato messo a punto nel 2005 sia stato poi così pesantemente modificato. Però in effetti credo che vada riconosciuto che il problema esiste. Non so se sia il Comune di Bologna a dover fare una riflessione, non so se sia la Regione a dover riguardare il dettato della legge regionale, non so se debba essere questa Assemblea a fare una riflessione su cosa scrivere di nuovo e di diverso nella legge regionale perché i comportamenti non abbiano a ripetersi. Io ricordo a una festa dell'unità, scusatevi la citazione, ma chi mi conosce sa che non è che stia proprio citando, l'onorevole Bersani spiegò che in Italia serviva una norma sul conflitto di interessi che invece in Inghilterra non sarebbe stata necessaria nel Regno Unito, perché nel Regno Unito il conflitto di interessi genera una tale repulsione immediata in tutto il corpo sociale per cui non c'era bisogno di scrivere nelle leggi che fosse proibito, perché sarebbe stato come scrivere nelle leggi che era necessario usare il fazzoletto per soffiarsi il naso. Evidentemente una sensibilità di questo genere dobbiamo riconoscere che non è così diffusa, perché se continuano ad accadere oggi cose come queste, forse abbiamo bisogno anche di rimettere mano alla legge regionale e prescrivere che la separazione che è stata prevista fra servizi cimiteriali e funerari non possa essere semplicemente una questione formale di separazione societaria, ma debba essere anche sostanziale, nel senso che debba essere rispettata la separazione fra il settore che viene gestito, che vede una concorrenza di imprese competere appunto per poter effettuare i servizi di onoranze funebri, e dall'altra parte invece una società che opera in gestione dei cimiteri. È onesto riconoscere che il problema esiste, riflettiamo un attimo su come scrivere nelle risoluzioni in modo tale che siano indirizzate le osservazioni e le riflessioni alle istituzioni competenti. Credo però che sia necessario accompagnare, oltre diciamo alla nostra azione di costituzione in parte civile nel futuro processo, in modo tale che sia chiaro la nostra riprovazione e il nostro sostegno all'azione di repressione, dobbiamo però anche interrogarci su cosa fare a livello di prevenzione e per fare sì che storture o inopportunità che sono emerse
in questo settore vengano in futuro rese impossibili e impraticabili. Grazie. Parto con riprendendo e sottoscrivendo alcune delle considerazioni che sono state fatte da chi mi ha preceduto in ordine alla natura odiosa del reato che si prefigura. Gli enti competenti accerteranno le responsabilità delle persone coinvolte e verificheranno quello che è di loro competenza verificare. È chiaro però che non può essere tutto e solo demandato alla magistratura e agli organi inquirenti. C'è anche una valutazione più complessiva che noi in questa sede dobbiamo esprimere rispetto al funzionamento o al non funzionamento del sistema anticorruzione complessivo. Io credo però che questa vicenda, che ripeto è odiosa e insopportabile, debba però spingersi a riflettere anche su un altro elemento e invitare ad una riflessione su quello che è un sistema attraverso il quale vengono esercitate, vengono svolte alcune servizi pubblici. Mi riferisco al fatto che il modello, diciamo così, di governance a quale ci stiamo riferendo, quello attraverso il quale Bologna Servizi Cimiteriali, Bologna Servizi Cimiteriali SRL svolge questa funzione. La commistione tra pubblico e privato produce soluzioni che poi diciamo non sempre portano conseguenze quali quelle di cui stiamo discutendo, ma che sicuramente non garantiscono al meglio l'interesse pubblico. Non troppo dissimile a quelle che io in altre sedi in quest'Aula e anche in precedenza, quando non ero in quest'Aula, ho segnalato come critica, e cioè quella che era il rapporto tra, nella gestione ad esempio delle case popolari, tra Acer e Acer Manutenzione S.p.A. Questo è il tema che credo riguardi la politica e le istituzioni elettive. Credo che la riflessione vada collocata a questo livello. Forse più che mondo sepolto, questa operazione dei carabinieri contro l'intermediazione illecita nelle camere mortuarie si poteva battezzare mondo scoperto, perché l'impressione personale è che quanto avveniva all'ospedale maggiore e al Policlinico di Bologna non siano casi isolati. Quello che è saltato fuori qua a Bologna invece è non solo sgradevole, ma è moralmente umiliante. Un po' di anni fa ero assessore in Comune di Piacenza e ricevevo regolarmente persone anziane la cui preoccupazione era: ma io avrò i soldi per pagarmi il funerale. A livello comunale avevamo fatto una convenzione, sembra brutto da dire, ma in realtà ha funzionato molto bene, con dei prezzi convenzionati. Io ho guardato per esempio il comune di Torino, non è un'iniziativa della sindaca Appendino, però credo che comunque sia un buon esempio. Ha messo in piedi una società che fa, per chi proprio non se lo può permettere, attraverso l'ISEE, dei funerali convenzionati, e lo fa non inserendo un socio privato come ha fatto il comune di Bologna in una maniera totalmente assurda, inserendo dei consorzi che fanno pompe funebri, ma attraverso il MEPA si selezionano i fornitori, attraverso dei bandi, attraverso un metodo di selezione pubblico e trasparente. Mi preme sottolineare che questa scelta il Comune di Bologna non l'ha fatta e ha messo in piedi un assetto societario che è assurdo. Preciso anche, è una cosa che non ho detto prima, all'interno della società controllata, la società Servizi Funerari, che è controllata dalla Servizi Cimiteriali, che lavora per il Comune, direttore generale era proprio Benetti, che era l'amministratore delegato della società Servizi Cimiteriali, il cui 49% era detenuto appunto da quelle stesse società che fanno anche servizi di pompe funebri. La decisione di voto chiaramente non può che essere favorevole alla risoluzione che abbiamo presentato. Il gruppo del Partito Democratico non ha nulla da nascondere e si indigna quanto tutti i cittadini offesi da questa comunità rispetto a queste condotte. Lo abbiamo fatto senza nasconderci, chiedendo che fossero tutte le persone coinvolte responsabilizzate. La prima reazione che abbiamo avuto è avvenuta proprio da ASL e Sant'Orsola, che hanno fatto carico su se stesse del fatto di non essersi accorte per tempo di quelli che erano i segnali che erano arrivati. Se il Comune di Bologna vuole cambiare il suo sistema di regolazione delle partecipate, può farlo già adesso. E abbiamo una sede per farlo.
il Consiglio Comunale di Bologna. Il consigliere Paruolo vi ha già detto, correttamente, e a questo aggiungo anche la mia posizione, che è stata inopportuna questa sovrapposizione. È stata assolutamente inopportuna, deprecabile, peraltro, già intervenuta nel dibattito amministrativo di quel comune con la nomina di un nuovo amministratore delegato. Noi abbiamo chiesto di avviare con il nostro emendamento un confronto nella commissione competente per fare un'analisi sul quadro legislativo sia regionale ma anche nazionale, per esaminare il tutto e capire che proposte potremmo mettere in campo per evitare che tutto ciò riaccada. La risoluzione che noi proponiamo, visto, lo ridico per l'ultima volta, l'assetto societario che a mio parere, ma non solo mio evidentemente, è in contrasto con la normativa regionale, chiediamo un impegno alla Giunta di quantomeno far presente, visto che adesso siete tutti edotti rispetto a questa cosa, chiediamo alla Giunta che si prenda l'impegno di in qualche modo sollecitare il Comune a mettere una pezza e a modificare questa aberrazione. Chi è che doveva controllare? Se guardiamo la legge regionale è molto netta, l'articolo 2 dice che è in capo alla Regione le funzioni non solo di indirizzo e di coordinamento, ma anche di alta vigilanza, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive agli enti locali e alle aziende sanitarie. Un avvenimento di questo genere avrebbe potuto indurci, e lo dico per tutti, sinceramente, a un lavoro che spero ci sia. Sarebbe stato opportuno forse avere più tempo per poter lavorare sulle reciproche ragioni piuttosto che mettersi a, diciamo, in un atteggiamento da parte di alcuni un po' sterile, dicendo no, il governo non c'entra niente, il problema è la regione e così via. Ognuno dovrebbe provare a fare un esame di coscienza sui propri punti. Avrei auspicato da questo punto di vista che ci fosse un po' più di tempo per poter ragionare insieme, magari anche dando un voto di convergenza che sarebbe stato opportuno da parte di quest'Aula. Io ho ascoltato e ho condiviso l'intervento del presidente del mio gruppo, il consigliere Caliandro, che ringrazio anche per aver richiamato un concetto che ho espresso, cioè che condividiamo una valutazione di inopportunità sull'inserimento di un consorzio di onorante funebri all'interno dell'assetto societario della parte privata della società cimiteriale del Comune di Bologna. Dopodiché il riconoscimento di questo tema forse avrebbe potuto prevedere un ragionamento per mettere a punto una serie di cose. Io stesso, ripeto, non ho ancora letto tutti gli atti, alcuni risalgono al periodo commissariale e ho anche qualche difficoltà a recuperarli, che sono stati prodotti che hanno portato poi a effettuare scelte amministrative di cui adesso vediamo, diciamo, gli esiti, di cui stiamo discutendo gli esiti. Però, siccome ritengo che la questione sia rilevante, sia pur non pienamente affrontata nel merito nella risoluzione proposta dai colleghi del Movimento 5 Stelle, su questo punto mi asterrò proprio a significare il desiderio che si possa tornare su questi argomenti e magari ragionare insieme su possibili azioni che possano essere adottate anche dalla Regione per poter migliorare la propria normativa in materia e fare in modo che la normativa vigente sia pienamente rispettata in ogni suo aspetto. Ovviamente, invece, sulla risoluzione, che ho peraltro anche sottoscritta e che ovviamente condivido, sono su tutto il resto, diciamo, sarò allineato a quello del mio gruppo, quindi non dico null'altro perché ha già parlato per me il mio capogruppo. In Comune di Bologna, nella provincia di Bologna, nella regione Emilia-Romagna, che ha nominato tutti i vertici, che ha voluto controllare, che non ha fatto nulla e che oggi, in salutato ospite, si sveglia e decide di scoprirsi vergine su questo argomento, non può farmi votare a cuore leggero questo documento. Facevo riferimento alla stessa legge che poi la consigliera Piccini mi ha accusato di non aver letto, che dà l'obbligo ai vigili comunali, quando ho spiegato che solo i vigili comunali possono farlo e la regione non ha questo potere di controllo, e alle modalità di organizzazione che quelle stesse devono verificare, cioè andare fisicamente durante lo svolgimento del rito funebre a verificare che non si stiano verificando quelle cose che sono accadute.